Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questi giorni sta spopolando sul web questa nuova challenge, Botto il Cap Challenge, e quindi ho pensato di provarla anch'io, perché ragazzi, secondo me è una cosa abbastanza figa. Quindi mi sono armato di guantoni, pantaloncini e scarpe e siamo pronti per iniziare questa challenge. Devo prendere solamente una bottiglia e vediamo. Non so che tipo di calcio dare, magari darlo con il tallone, con la punta. Non lo so, adesso vediamo, proviamo a fare qualcosa. Spero di non cadere perché la stanza è quella che è. E niente, spero solamente di non ammazzarmi. E ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho preso la nostra bottiglia d'acqua. Adesso casomai sposto il letto perché altrimenti non ci entro. Quindi spostiamo tutte cose. Ok, lo spazio qui ce l'ho per colpire. Togliamo questa sedia così non cadiamo a terra. E non lo so, vedo che angolazione mettervi. Allora, intanto penso che il tappo lo dobbiamo aprire, cioè metterlo così in modo che appena arriviamo diamo il calcio e il tappo vola. Ma adesso vediamo in che posizione mettere la macchina fotografica. Così in teoria dovrebbe essere perfetta. Non so quanto vedete me, però la bottiglia è inquadrata bene e quindi vediamo che ci esce. Primo tentativo. Vado, c'ho paura perché là c'è il computer, qua c'è la televisione e là c'è un altro computer e ho paura di far cadere tutte cose. Allora, ok, senza paura, senza indugio, prendiamo le distanze e andiamo. Allora, così ecco, così è troppo vicino perché ci arrivo tranquillamente. Quindi mi metto così e poi devo svitarlo di là, quindi il calcio devo darlo verso di là. Ok, proviamoci. Lo sapevo. Un qualcosa da asciugare. Fanculo. Ti sei bagnato la macchina fotografica? Ok ragazzi, secondo te, secondo un cazzo, ci riproviamo. C'ho paura di buttare l'acqua a terra. La sto svuotando un po'. Ok, già c'è molta meno acqua, quindi in teoria il danno dovrebbe essere minore. Abbiamo detto che questa distanza è perfetta. C'ho paura. Non va dato così perché, cioè, va dato alla perfezione. Cioè, proprio devo strisciarlo il piede. Tipo, e che cazzo è, di ferro? Raga, non l'ho capito, ci sono riuscito o no. Non l'ho capito, ma penso di esserci riuscito. Ma adesso dove cazzo è il top? Lasciate like, iscrivetevi al mio canale YouTube e lasciate like. Trovate il link del mio Instagram in descrizione, proprio giù, lo sto cercando. Ok, non ho trovato il link, ma ho trovato il tappo della bottiglia, che è molto più. No, fanculo. Mamma mia, era tipo bagnata, ma in che senso? No, ok, non trovo quel tappo, quindi ci metterò questo tappo. Ok, ci siamo, l'accendiamo. Flavie, mannala. Allora, madò, io farò scoppolare di nuovo tutto farò scoppolare. Ci siamo, è il momento decisivo. Se lo faccio adesso ho 10 tentativi. Se ci arrivo voglio 30 like per questo video. E dobbiamo arrivare a 300 iscritti entro settembre. E sarebbe un traguardo fantastico. Ne mancano praticamente 60, perché siamo a 240. 60 iscritti non sono niente, perché là fuori, guardate il video, siete tantissimi. Iscrivetevi. Praticamente l'ho chiusa. Cioè, al posto di aprirla, l'ho chiusa la bottiglia. No, devo sfiorarlo. Così, cioè deve essere una roba del genere deve essere. No. Credo comunque che i 10 tentativi sono già passati da un bel pezzo. Potrebbe essere. L'ho fatto diverse volte, ma non so se si può considerare giusto. Cioè, boh. Ma no raga, io voglio farlo bene, voglio farlo. Quindi se non lo faccio nel migliore dei modi, quello dove praticamente vado a
far strisciare il tappo, svitare il tappo. Non sono felice, quindi ci riprova, non tira il telefono prima che si bagna. E poi veramente c'è il panico. Non mi fai paura. Stavolta credo di averlo svitato. Oh! Terza volta che cade l'acqua, ma siamo vivi, ragazzi. Siamo vivi. Raga, stavolta era giusta. Ragazzi, stavolta era giusta. Quindi arriviamo a 40 like per il mio sudore, per la bottiglia che l'ho svitata con il piede, con un calcio. E niente, per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.